Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'attaccante dell'Actis Acqua Chiara in prestito alla Cesport Italia, Fabio Angelone. Ciao Fabio, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, salve a tutti. Fabio, partiamo dalla vasca, dal verdetto della vasca di ieri. Secondo successo consecutivo allo sprint per la Cesport che supera 9-8 l'Etna Waterpolo Catania. Come possiamo valutare la prova dei gialloblu di ieri sera? Sì, Andrea, è stata davvero una bellissima partita, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Loro erano una squadra molto preparata, con tanta esperienza rispetto a noi che siamo tutti giovani. Siamo riusciti a tenere testa a una squadra veramente con tanti ele ottimi elementi, e abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e siamo riusciti a portare la vittoria a casa. Sei stato il match winner a un secondo dalla fine, se ho fatto bene i conti. Che cosa hai pensato quando hai avuto quel pallone tra le mani? E che ti è passato? Ecco, mettiamolo ancora più in maniera più netta. Che ti è passato per la testa prima di disegnare la parabola vincente? Andrea, guarda, quei secondi finali sono stati davvero concitati. Gli ultimi 23 secondi, mister Gaiotta ha chiamato timeout, ci ha riuniti, ci ha dato due indicazioni, ci ha spronati a dare il massimo in quei 23 secondi, a cercare di mettere la palla in rete. È stato molto bravo il nostro centro Vincenzo Buscì a prendere espulsione, molto lucido a servirmi la palla in modo preciso, e sono andato a concludere non so come, anche perché non l'ho vista la palla, ho sentito solamente il boato del pubblico e ho capito di aver segnato, l'ho visto dopo in video il gol. Quindi in diretta non te ne sei neanche reso conto alla fine. No, stavo con la testa sott'acqua e quando ho sentito il boato, devo dire, è stata un'emozione grandissima, perché aver contribuito a questa vittoria così importante contro una squadra così preparata, devo dire, ha fatto molto piacere. 4 vittorie su 4 partite. All'inizio, nei pronostici, tutto si poteva pensare fuorché che la Cesport facesse l'amplen in questa prima parte di torneo. Quali sono, proviamo a entrare un po' nell'universo gialloblu di quest'anno, i segreti di un gruppo che alla fine, rispetto all'annata poi interrotta per Covid, è stato profondamente rinnovato e quest'anno può contare, e giova ricordarlo, su una rosa con un'età media giovanissima, perché mi sembra di aver letto circa 21 anni, però se togliamo l'esperienza del portiere Torti si abbassa poi notevolmente. Sì, la formazione è molto giovane, come hai detto tu. 4 vittorie su 4, devo dire, fa molto piacere, soprattutto al morale. Questa ci dà tanta fiducia, tanta autostima. E come dice il nostro capitano, guardiamo partita per partita. Il nostro obiettivo è salvarci, perché con una rosa così giovane non può che essere la salvezza, l'obiettivo. Per cui ovviamente tutto quello che viene ce lo prendiamo, e così è stato. 4 vittorie su 4, siamo molto molto felici e contenti di questo, grazie agli allenamenti e alla preparazione di settimana per settimana, stando a sentire soprattutto i più grandi, Lello, Alessandro e Dario. Siamo riusciti a trovare una coesione tra noi ragazzi, e forse è stata appunto questa la chiave di queste partite, la coesione di noi giovani. Quindi un gruppo che si è facilmente, diciamo, compattato fin dalle prime settimane. Sì, poi è stato molto facile, appunto, grazie alla giovane età, entrare a far parte di questo gruppo. Sono stati molto molto bravi i senior della squadra a rendere questo gruppo unito. E sì, devo dire, questo è quello che ci ha portato poi a vincere le partite, come è successo sabato all'ultimo secondo, a dare tutto in acqua per un obiettivo comune. Quali sono, a tuo avviso, gli aspetti del gioco su cui il gruppo può registrare maggiori margini di progresso? Allora, sicuramente in difesa possiamo migliorare. Noi cerchiamo sempre di difendere in maniera ottimale, aiutando sempre il compagno
non, diciamo di non lasciare mai l'uno contro uno con l'avversario, proprio perché essendo comunque ragazzi, essendo anche sotto un punto di vista fisico meno prestanti rispetto all'avversario, cerchiamo di aiutarci a vicenda. E in difesa noi, la nostra difesa è basata sul contrattacco, quindi difendere in maniera ottimale per poi attaccare e cercare di andare a fare gol in contropiede, perché la nostra arma in attacco è soprattutto il nuoto. Essendo appunto ragazzi giovani, il nuoto è l'arma che ci ha fatto, sì, che ci ha fatto vincere queste partite. Quindi sì, penso che la fase difensiva sia la fase in cui dobbiamo cercare di migliorare, perché penso sia che dalla fase difensiva possiamo poi ottenere degli ottimi spunti per andare a fare gol. Adesso arriveranno le festività pasquali e poi dopo ci sarà il quinto turno del girone d'andata nel quale riposerete. La prossima partita è in programma sabato 1 maggio. Come gestirete questo lungo periodo di pausa che precederà appunto la prima di ritorno? Guarda Andrea, queste settimane sicuramente saranno di preparazione, saranno di... comunque analizzeremo tutti gli errori fatti in queste partite, cercheremo di andare a migliorare anche sotto un punto di vista tattico, grazie con l'aiuto di Femiano e di Dario, di cercare di migliorare quella che è la fase difensiva, come ho detto prima, e di allenarci in maniera costante per farci trovare pronti alla trasferta del 1º maggio a Catania. Ieri tu sei stato il trascinatore con la C-Sport, mentre l'Acqua Chiara, società che ricordiamo è proprietaria del tuo cartellino, ha vinto il derby contro il Circolo Canottieri Napoli e si è riportata al secondo posto. Sogni un giorno di indossare la calottina bianca-azzurra, magari in massima serie con la prima squadra? Sì, è sempre stato un mio sogno indossare la calottina dell'Acqua Chiara in Serie A. Io sto all'Acqua Chiara da quando avevo 3 anni, ho cominciato a nuotare all'Acqua Chiara, nella piscina piccola del Frullone, e in tutti questi anni, per me l'Acqua Chiara è stata come una seconda famiglia, una seconda casa. E certo, giocare, in prima squadra sarebbe un sogno per me. Quindi mi auguro che quanto prima riesca appunto A a concretizzare. indossare la... Sì. E noi lo speriamo. Fabio, chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Nell'interpretazione del tuo ruolo, ti ispiri a qualcuno in particolare? Puoi rispondermi sia guardando all'ambito della tua squadra, sia all'ambito dell'Acqua Chiara o anche ambiti, diciamo, di livello superiore. Allora, a me piace molto, penso sia scontato, però Francesco Di Fulvio per me Certo. sì, per me è un fuoriclasse, vabbè, ma questo è inutile dirlo, però diciamo che è un giocatore che io trovo completo, eclettico, che ha notevoli punti di forza e la velocità, il tiro, quindi sono punti su cui io lavoro molto. E durante gli allenamenti, spero un giorno di poter ambire a diventare forte come lui, anche se comunque un Francesco Di Fulvio capita raramente, diciamo. Va bene, ma noi siamo convinti che tu, con l'impegno, l'abnegazione e il sacrificio nel duro lavoro quotidiano dell'allenamento, potrai sicuramente arrivare a ottimi risultati. Speriamo, speriamo. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Fabio Angelone per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Fabio, grazie. Grazie Andrea, grazie a tutti.